Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corri. Eccoci qua, ragazzi. Pagelle di metà stagione. Parliamo dell'Alfa Romeo. Ai ai ai. Bene, Alfa Romeo, team a cui io tengo, ma non per Sauber. Di Sauber me ne interessa molto poco, anche se comunque rimane un team storico della Formula 1. Va chiaramente valorizzato. Io parlo di Alfa Romeo come logo, dato che io sono un amante di Alfa Romeo. Ho un Alfa Romeo, dopo la Ferrari, la macchina che amo di più. Vedere quello che sta accadendo in pista in questi ultimi anni, francamente, è sconcertante, perché ci si aspettava notevolmente di più da un team quale Sauber, che in passato ha fatto miracoli con poco. Con poco, ed è riuscito a essere un team, spesso e volentieri, sorpresa del mondiale. Purtroppo ultimamente le cose non stanno andando così. Abbiamo visto una stagione 2022 dove Alfa parte in maniera pazzesca. Nelle prime gare è meglio di Mercedes addirittura. Batte Aston Martin, batte McLaren. E poi lento, inesorabile oblio. Alfa inizia a perdere colpi. Passano tantissime gare prima che, mi sembra proprio in Messico, riprenda punti finale di stagione. Si salva per miracolo. Fa tanti punti a inizio campionato, che poi a fine campionato, quando ormai la macchina non va più, e rifà gli ultimi punti però miracolosamente, si salva, riuscendo a battere Aston Martin nella classifica costruttori. Ma comunque è stata una stagione deludente quella dell'anno scorso. Disse Bottas: ma non abbiamo l'organico, noi siamo 600 persone, gli altri team ce ne hanno 1000, pur la Williams ce ne ha quasi 900. Sì, ma dico io, com'è possibile che questo problema si sia evidenziato ora? Com'è possibile che Sauber non c'ha gli elementi del team? Non è normale. Non è normale perché è un team storico e che non penso che stia correndo, ottenendo anche risultati in passato, con un team così poco numeroso. Quest'anno, adesso ne parliamo. Come al solito vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali, lasciate un like, seguitemi sui miei social, sul canale Telegram ufficiale Supercorris 84 per le news di anteprime, sondaggi con cui chiedo la vostra opinione. E c'è la mia raccolta fondi, Supercorris and Friends, potete aiutarmi a raccogliere fondi da donare in beneficenza, trovate il link di PayPal in descrizione, fine mese faremo la donazione e vi ringrazierò. Con post specifici, con nome e cognome di chi ha donato. Allora, quest'anno Alfa Romeo ci si aspettava tantissimo. È l'ultima stagione di collaborazione con Ferrari. Non so dall'anno prossimo se continuerà a prendere i motori Ferrari. Lo vedo anche come un controsenso, perché gli continua a dare i motori a una scuderia che sostanzialmente poi diventerà Audi. E quindi può studiare il motore Ferrari. E vabbè, ma può succedere. Problematica è che mi ricordo alunni bravi, quindi diciamo, non so se è il team principal alunni bravi, comunque una cosa del genere, che diceva inizio anno: no, noi puntiamo a fare un gran campionato, siamo forti, siamo qua, siamo là, tante belle chiacchiere, poi si va in pista e Alfa sta facendo peggio dell'anno scorso, perché prende punti, prima gara con Bottas, 4 punti, molto importanti. Sembra essere una stagione buona, la terza gara già riprende i punti con Zhou, poi perso. Persa altri 2 punti con Zhou, non mi ricordo in che gara, 1 punto con Bottas in Canada, dove poteva fare molto meglio. Una marea di gare dove mi ricordo Alfa Romeo lottare per i punti e poi decadere. E sostanzialmente due piloti che, ragazzi, mi sembra uno degli accoppiamenti più scarsi e deludenti della Formula 1. Non lo dico io, ma allora, Bottas, faremo la pagella pure su di lui. Bottas è un pilota, ragazzi, mediocre, in netta involuzione rispetto a quello che è stato. Per me Bottas non è mai stato un campione, però almeno ai tempi della Williams dimostrava velocità, dimostrava di avere delle buone qualità. Beh, Mercedes vince quello che vince, ma sappiamo come lo vince, anzi lui più volte dice che Mercedes non gli dà la stessa macchina di Hamilton. Ma in Alfa Romeo sei nel team dove non hai pretese. Cioè, il team su di te non ti dà pressioni, puoi fare quello che vuoi, puoi correre tranquillamente, puoi ottenere grandi risultati, crolli così. Cioè, l'anno scorso una serie di errori assurdi, di problemi assurdi, quest'anno, cioè, Bottas sta sempre in mezzi guai, sempre in mezzi casini, sbaglia le gare, sbaglia le partenze, uscite di pista. Cioè, com'è possibile? Un pilota che paghi anche tanto, perché percepisce, mi sembra, 12 milioni di euro l'anno di stipendio, quello che percepisce Sainz, ma ad oggi Sainz, raga, sta su un altro pianeta rispetto a Bottas. Un pilota mediocre, in involuzione, che mi ha deluso. Mi aspettavo un Bottas in Alfa Romeo veramente tornare a fare grandi cose e a riuscire a dimostrare quanto magari nel passato lui era stato screditato anche dal team. Invece non sta dimostrando nulla, sta dimostrando che era vero, che anche per Mercedes lui non era adeguato.
Che magari se ci mettiamo un altro pilota facciamo ancora meglio. Ripeto, l'anno scorso, prima parte di mondiale, Bottas ha esaltato tutti con una prima parte di stagione pazzesca. Gare sontuose, sorpa. Quest'anno zero, ma anche quelle. Cioè, se vediamo gli errori fatti da Bottas durante le gare, durante le prove, ragazzi, c'è da scriverci un libro. Quindi, la macchina, secondo me, non è la macchina migliore del mondiale, ma non è manco la più scarsa, eh. Secondo me Alfa Romeo già sta sopra Williams, a parte le piste velocissime. È inspiegabile. L'altro pilota, che dire, Zhou. Ragazzi, Zhou quest'anno, nella maggior parte dei casi che l'ho visto io, è stato davanti Bottas. Pilota mediocre, che non ha combinato nulla neanche nelle categorie inferiori, pilota come tanti. Pilota preso in Alfa, cioè in Alfa Romeo perché è cinese e Alfa ci aveva bisogno di spingere il marchio in Cina. Pilota che si ripaga con la dote economica, lui si paga il sedile. Scarso com'è, però ha fatto meglio di Bottas quest'anno, non a livello di punti, c'è cioè un punto in meno, a livello di prestazioni in pista. Io l'ho visto perlomeno un poco più coriaceo, un po' più cattivo, un po' più volenteroso. Bottas manca quello, cioè Bottas manco quello. Quindi un team completamente allo sbando. Sviluppi non se ne sono visti, non penso che abbia portato sviluppi come l'anno scorso. L'anno scorso dalle prime gare non hanno sviluppato nulla. Hanno riportato qualcosina a fine stagione che gli ha permesso di fare quei punti che l'hanno fatta arrivare sesta nel mondiale. Se avesse sviluppato per tutto l'anno, quanto sarebbe andata meglio Alfa? Stesso momento, stessa cosa ora. Fa sempre fatica, retrocede di posizioni, spesso te la trovi dietro. Non c'è manco i problemi al motore che stanno affliggendo la Haas. Haas abbiamo visto quante volte si è ritirata quest'anno per problemi al motore, Alfa Romeo manco quello. Però tu non puoi fare stagioni dove all'inizio parti bene e poi ti perdi gradualmente, non puoi farlo perché sei un team che ha un certo blasone. Sappiamo che a fine anno scadrà la collaborazione, Sauber andrà un po' per la sua strada prima dell'avvento di Audi nel 2026, ma già penso che Audi inizierà a piazzare uomini e ingegneri all'interno di Sauber per iniziare a fare esperienza. E Alfa Romeo che prende, se ne va sulla Haas, rinomina il motore Haas, quindi praticamente da capobanda. Da aver avuto un team in Formula 1 col tuo nome, dovevi andare nel WEC, dovevi andare là, praticamente scomparlo Alfa Romeo. Dà il motore, il nome al motore Haas. Una stronzata. Non era meglio andare nel WEC? No. E quindi sostanzialmente non c'è neanche tanto voglia, secondo me, di investire. Sauber probabilmente ha un organico troppo limitato, non riesce, come ha detto pure Bottas l'anno scorso, a portare sviluppi perché non ci sono persone tangibili che possono lavorare sui progetti. Noi sappiamo che in Formula 1, ragazzi, tutti gli sviluppi che devi fare devi avere comunque del personale che ci lavora solo. Sauber non ce l'ha e evidentemente questa è un'altra stagione che vivrà di gare decenti all'inizio, gare disastrose dopo e forse alla fine arriverà qualcosina che riporta Alfa Romeo Sauber ottenere qualche punto, ma ad oggi siamo in una condizione di vedere l'Alfa penultima nel costruttori. Ragazzi, ad oggi, a parte Alfa Tauri che sta facendo veramente un disastro dietro l'altro, Alfa Romeo è penultima nel costruttori. Sta giocando con Haas, che non è che navighi in acque migliori, però un minimo più di vitalità lo sembra avercelo, tranne nell'affidabilità. Se la sta giocando con una Williams che nel suo piccolo, sempre in crisi, senza sponsor, crisi economica, intanto sta a rombolo culo pure quest'anno. Cioè l'anno scorso no, comunque si è tenuta su buoni livelli la Williams nonostante problematiche varie. Se la sta giocando con team che probabilmente hanno ancora meno di Alfa Romeo a livello di budget, ma che la battono in pista. Team che non hanno sponsor come la Williams, c'ha più personale di Alfa Romeo. Cioè non capisco il nesso di queste situazioni. Prendetela la gente, no? Boh, comunque sono insoddisfatto della macchina, le prestazioni non mi stanno piacendo, la macchina mi sembra una macchina espompata motoristicamente, probabilmente Alfa Romeo mette sempre il motore basso. È una macchina, boh, che non mi sembra avere un comportamento eccezionale in pista. I piloti non ci stanno mettendo nulla, anzi, dal Canada di punti non se ne sono visti più. E ripeto, il Canada perché dobbiamo ringraziare che è stato squalificato, non mi ricordo chi alla fine. Se no pure là Bottas era stato capace di farsi sorpassare nell'ultimissima curva da Stroll, cioè proprio da pollo totale, pilota in disarmo. E quindi a questo punto che voto gli si può dare alla stagione di Alfa Romeo? Voto 2. Malissimo, malissimo, malissimo. Parte le prime tre gare, poi un decadimento continuo, una macchina che va sempre di meno, un Bottas in disarmo, uno Zhou
che nel limite delle sue possibilità scarse cerca di fare qualcosa. Boh, raga, non lo so, ditemi voi, date un voto più alto voi, che siete più bravi di me, magari siete più gentili, più docili. Io non riesco proprio ad accettare questa situazione da amante di Alfa Romeo. E meno male che Alfa Romeo lascia la collaborazione con Sauber, perché se i risultati sono quelli di quest'anno, meglio cuciva. Meglio non continuare ad abbinare il tuo nome come main sponsor a un team che c'ha questi problemi. C'ha problemi gravi per correre in Formula 1, perché in Formula 1 con 600 tecnici, operai e quelli che cazzo è, non puoi combattere con quelli che ce n'hanno più di 1000. Ciao, voglio.